Presidente Pancalli, la pubblicazione di questo rapporto fornisce un supporto importante anche per il Comitato Italiano Paralimpico che le rappresenta? Ma assolutamente sì, l'idea è stata, come dire, partorita insieme in occasione del Festival della Cultura Paralimpica lo scorso anno con il allora Presidente Alleva, e credo che il rapporto elaborato da ISTAT sia di straordinario valore perché aiuta anche l'azione del Comitato Italiano Paralimpico, naturalmente per le nostre competenze, ma come di tutte le istituzioni coinvolte nelle politiche atte a favorire i pieni processi di inclusione e integrazione delle persone disabili, aiuta noi a indirizzare meglio i nostri sforzi, le nostre energie. Ovviamente più si conosce una dimensione, più è facile approcciare alla stessa e innescare meccanismi virtuosi. Il rapporto presentato oggi è un esempio di collaborazione fra enti pubblici per la conoscenza di un fenomeno multidimensionale e poco conosciuto. Cosa ricava da questa esperienza? Ma io ricavo una grande soddisfazione quando istituzioni del Paese, quando si garantisce quel necessario dialogo interistituzionale, si fanno delle cose, magari piccoline, ma fatte bene, che servono al Paese. Ecco, io credo che la capacità, e forse in questo l'orgoglio di aver contagiato uno spirito di squadra molto sportivo, però ecco, riuscire a mettere in piedi uno spirito di squadra fra tre enti pubblici, noi piccolini, gli altri naturalmente molto più grandi, ma che va a beneficio della comunità e del Paese, è un grande successo.